Oh, tesoro adorato, anch'io. Nanon sulle labbra? Cosa? Vado a quel party di Nanna e Nicky più tardi. Non voglio avere sbaffi di rossetto. Oh. Cosa sei disposta a fare per mantenerti giovane e bella? Sai che adesso ci sarà c'è un nuovo rimedio? Un patto con un angelo, perché il diavolo ormai non ce la fa di tanti patti che ha fatto in giro. Mio dolce amore. I capelli! Vengo adesso dal parrucchiere. No, io veramente vorrei tornare un attimo indietro. Taffetà, caro. Taffetà, tesorino. No, il vestito è di taffetà, si sgualcisce. Pare che in America ci sia addirittura un nuovo ritrovato, l'ibernazione. Mi sembra una buona idea. Io ho una vita che lo faccio. Cosa non si farebbe per la bellezza e soprattutto per scoprire il segreto dell'eterna giovinezza? Ormai ogni mezzo è lecito, pillole, bisturi, nuovi integratori e perché no, l'ibernazione. Qual è secondo te l'elisir di lunga vita? L'elisir di lunga vita è vivere bene, essere sereni, mangiare bene, fare l'amore. Scusate. Non lo possiamo dire. L'elisir della lunga vita? Essere felici. Purtroppo è qui cane. Tutto. Stupid girl, stupid girl. Chirurgia estetica? Non sono contro. Grazie a Dio non ho avuto mai bisogno di andare sotto i ferri per cose serie, quindi di andarci per modificare un qualcosa che poi la natura ha deciso che io debba avere, non mi piace. Ma l'età che passa, come la viviamo, Maddalena? Beh, ancora bene, dai, aspetta, aspettiamo ancora un 20 anni prima che inizi a preoccuparmi. Le esagerazioni ci sono sempre state, anche il ricorso alla chirurgia estetica, che per me è del tutto legittimo, basta non diventare poi tutto uguale dei gatti, delle pantere, delle cose strane, delle bocche, poi se uno sta male con un naso storto se lo vuole aggiustare, ma perché no? Iriana e Bernata, sì o no? Non lo so, proviamo. Come sto? È troppo poco, sei stata. No, mi sembra un po' esagerato. Perché mi devo mettere a ibernare? Poi, con tutte le spese che ho io, caspita. No, non me lo posso permettere. No, per carità, disibernatevi. Ibernata sarebbe sarebbe il sonno peggiore per me. Ibernarmi e buttare via tutto sto tempo di vita, no! Gente che si vuole ibernare per mantenersi giovane. Ma tu lo sai che non è che il mondo va proprio come dovrebbe andare. Ah, le unghie! Oh. Scusa. Sono passati 24 anni dal loro matrimonio e ora a Venezia, stesso albergo, stessa colazione, forse no, Marina? Forse la colazione cambia perché io sono un pochino più a dieta, ma anche qui arrivi, sei tremendo. Mamma mia, il momento della pace per la vita con la vita in diretta. Si sta sempre a lamentare. Ma è perché è una incontentabile. In fondo l'ho riportata al Gritti, allora era il residence del Giglio, era più modesto, però era parte del Gritti. Guarda qui e continua a sospirare che non ci sono contentissima, solo che la sorpresa di avere Ilaria pure in camera la mattina va. Vai, mi devo vestire. Guarda che poi ti seguiamo, eh. Sì, dopo mi seguite, ma intanto portare via, va. Va. Siamo rientrati nella vostra prima casa. Qui siete stati a Venezia 6 anni, vero Carlo? Sì, 6 anni. Una meraviglia, un incanto. C'è un melograno, credo che ci sia ancora. Che ricordi hai di questa? Devo dire che questo è un posto che mi dà un'emozione
incredibile. Adesso sono realmente molto emozionata, perché la prima volta che arrivai qui io ero venni a Venezia con un altro fidanzato. Chi era questo? Non lo dico. Con un altro fidanzato, e alloggiavo al Gritti. Vidi questo luogo d'incanto, non lui, ma il luogo d'incanto, e mollai il fidanzato e poi incontrai anche lui lì. Ma è pestifera fino in fondo, eh? No, non concede nulla. No. Va bene. Le vedi quelle finestre lì? Tutte saltavano dentro, le ammiratrici di Carlo, perché io, mentre io stavo lì, giravo nuda. Nuda per impressionare anche lui, devo dire, era uno, però guarda, facevano dei salti, una come furetti, una dopo l'altra. Scusami, l'incontro con il bruttino non era, Sei nell'anima. La prima mattina svegliarsi dopo appunto una nottata d'amore, vedere il melograno che entra in camera, effettivamente è romantico. Sì, qualcosa di un po' esagerato, diciamo, nel romanticismo. È stata una storia che è partita sì sotto dei segni un po' di quasi da cartolina caponerrima. Siamo qua dopo 24 anni, vuol dire che, no? Ha portato bene questo melograno. Ha una buona tenuta. Direi proprio di sì. Io potevo anche sfoggiare la letteratura, il melograno a cui tendevo, la pargoletta a mano. E quindi me la sono goduta questa serata e il risveglio. Senza parole fino al verso pascoliano. Com'è è fantastico quest'uomo. Ma qualche difetto ce l'ha? Cammina all'indietro. Fino a te. È stata una giornata molto lunga dove avete ripercorso addirittura i luoghi che avete vissuto insieme tanti anni fa. Come ti senti, Marina? Ma non lunga abbastanza, è stata una giornata fantastica, commovente, aiutati da un clima stupendo a Venezia, cosa che non è sempre così. È stato proprio, veramente, non poteva essere più bello, bellissimo. Carlo, se tornassi indietro, insomma, questa Marina la risposeresti? Sì, è un grande amore, sono solo qui a dire che sono stato fortunato e sono felice. Dichiarazione d'amore dopo 24 anni, un'ennesima prova, io non sono sempre della stessa idea, però ce l'ho e me lo tengo stretto. Mettiamola così. E guai chi me lo tocca.